Di nuovo la Fondazione del Sole con Piero Vannuccini, che è uno dei fondatori appunto della fondazione. Torna il ciclo raduno della solidarietà organizzato dalla WISP. Oggi una bella mattinata, 70 partecipanti, sta andando bene. Sì, sono veramente contento di questa compartecipazione e partecipazione dei ciclisti, che ormai è un impegno che da anni abbiamo preso e loro veramente ci danno un buon aiuto per tutte le nostre attività che abbiamo, insomma. Come sta andando questa nuova annata di iniziative della Fondazione del Sole? Beh, noi siamo veramente contenti per come sta andando, veramente. Ora poi iniziano tutte le varie attività, da soggiorni estivi e tutto. Qui alla mattina c'è 40, 50, 60 ragazzi tutte le mattine, e in gruppi si dividono e vanno a far colazione al bar, vanno al mercato, Senza dimenticare l'amicizia con la WISP che porta anche lo sport alla Stavo dicendo Fondazione proprio quello. Poi ci sono queste, la WISP, il Camper Club, che anche lui ci dà veramente una bella mano, e organizzano, praticamente solo loro organizzano tutta questa bella manifestazione che Quali sono i prossimi traguardi da provare a raggiungere per la Fondazione? c'è. Beh, traguardi e sogni, per dire. Comunque, già se si riesce ad andare avanti in questo modo è già un bel successo. Veramente, abbiamo 80 ragazzi che circolano qua dentro, tra le varie attività che fanno. Giuseppe Malentacchi, coordinatore provinciale Ciclismo WISP, riparte la lunga stagione del ciclismo e della solidarietà con il ciclo raduno della Fondazione Il Sole, un appuntamento che si rinnova. Sì, oramai sono 3 o 4 anni che noi svolgiamo questa, diciamo, ciclo raduno, si chiamava fine dell'anno passato, quest'anno ci siamo voluti rinnovare per vedere di portare più gente, difatti mi sembra che abbiamo avuto successo in questo senso, trasformandola in medio fondo. Difatti faranno i partecipanti, faranno 2 percorsi, uno corto e uno lungo, con relativi timbri ai passaggi, e poi torneranno qui da dove sono partiti stamattina, con una bella premiazione e un bel pasta party. È la seconda prova del campionato provinciale, anche WISP e cicloturismo. Abbiamo voluto inserire quest'anno dopo le tre dell'anno scorso, quest'anno erano diventate 5, ma purtroppo per ragioni di vario genere la prima non è stata potuta effettuare, sicché partiamo dalla seconda con un punteggio delle società dei partecipanti. E alla fine della quarta prova, in questo caso, a Follonica saranno premiate le società con maggior numero di partecipanti. Ci sono ristori lungo il percorso, c'è un buon numero di partenti, c'è la solidarietà, ma il cicloturismo WISP è un settore comunque in crescita. Sì, molto in crescita. La solidarietà è la cosa che ci qualifica ormai da anni. Noi facciamo queste manifestazioni importanti, le sentiamo con passione, perché il ricavato della manifestazione in questo caso sarà devoluto tutto alla Fondazione Il Sole, dove siamo questa mattina ospiti. Dovevamo fare anche la prima, solidarietà per la Lega contro i tumori. Purtroppo sarà rimandata, però non sarà inserita a settembre in questo campionato provinciale WISP.